Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale. Quante volte guardando un horror uno si chiede: no, ma perché? Si vede che hai proprio voglia di morire. Le scale a sinistra. Ecco, bravo, buttati nel fiume, così se non ti ammazza lui ci pensa l'ipoter mia. Gli attori sembrano programmati per fare la cosa più stupida evitando l'ovvio e il sicuro. Ma è davvero così difficile fuggire da uno armato di motosega che si muove alla velocità della burocrazia italiana? Eccovi quindi 7 modi in cui una persona potrebbe facilmente sopravvivere in un film horror, tralasciando l'essere nero. Perché si sa, in tutti gli horror vige la regola del nero, ovvero il nero muore per primo. E lì non puoi farci niente, ci sei nato nero. Mai fidarsi dei morti. Generalmente le persone morte non è che siano le più affidabili. E voglio dire, se non ci si può nemmeno fidare del fatto che restino morti, come ci si può aspettare che mantengano una promessa senza cercare di uccidervi o di vomitarvi addosso la bile? Che schifo. Sto parlando di gente tipo Samara, Freddy Krueger, Jason e zombie vari ed eventuali. E chiunque dovrebbe essere cenere sopra il caminetto di una vecchia signora. Quando tornano non è certo per lanciarvi coriandoli o darvi i numeri dell'Enalotto. Ricordate com'è finita la storia in The Ring quando Rachel ha provato a liberare Samara? Tutta convinta di aver salvato il figlio, scopre poi che l'unico modo per liberarsi da sta piaga di bambina è copiare la videocassetta, infettando così tutto il mondo. I morti non hanno bisogno del vostro aiuto per andare in paradiso, non c'è nessun lavoro da finire per varcare i cancelli del cielo. Dio, io ho del lavoro da fare o qualcosa da studiare tutti i fine settimana e non è che passo tutto il tempo a cercare di recuperare. Quando inizia il weekend, basta, smetto di preoccuparmene. E così dovrebbero fare anche i morti. L'unico motivo per cui si fanno ancora vedere in giro è per rompere le palle, sappiatelo. Quindi organizzatevi per fare altro, non giocate con le cose morte. Mai controllare un cadavere. Avete presente negli horror in cui c'è un assassino che, dopo aver ucciso tutte le persone del cast, nero in primis, viene finalmente ucciso dai superstiti, che nonostante siano stati colpiti dal morbo del cagasotto e abbiano le mutande gonfie come sacchi di patate, si rendono conto che, ehi, noi abbiamo un Kalashnikov e il cattivone solo un bastone marcio e 2 stelline ninja, e avrebbero potuto evitare di partecipare almeno a 5 o 6 funerali? Il nero sarebbe morto comunque, mi dispiace. Ecco, una volta ucciso il killer, evitate di andargli vicino. Anche perché, che cazzo volete fare? Rubargli il portafoglio o farvi un selfie per Instagram? State dall'altra parte della stanza e svuotategli addosso tutto il caricatore. E non avvicinatevi, perché lui si alzerà, sempre. Vedetela in questo modo, non è CSI in cui dovete esaminare il cadavere per contare quanti orsetti gommosi si è infilato nel naso prima di soffocare. Cogliete l'occasione al volo e scappate via come un bambino quando sente nell'aria il sibilare delle ciabatte della nonna incazzata. Lasciate che sia la polizia a controllare se sia effettivamente morto ed evitate di farvi spaccare la faccia contro il cesto più vicino, perché sapete meglio di me che è sempre così che va a finire. Guardate dove andate. Secondo la ricerca medica, la maggior causa di rotture e distorsioni di caviglie sono gli sprint nei film horror. Capisco il panico quando un tizio con la motosega ti segue con la testa del tuo migliore amico in mano. Non giudico il panico, ma la stupidità sì. Nel momento in cui uno dovrebbe fare più attenzione a dove mette i piedi, cercando di evitare rami, radici o cadaveri sparsi in giro, perché se ti fai male sei morto, questi corrono guardando indietro. Avete mai provato a correre guardando indietro? Ecco, non fatelo. Io non dico di andare con troppa calma, la sicurezza prima di tutto, ma vi sta sempre comunque inseguendo un killer. Se esagerate, quello vi prende e vi aggiunge alla sua collezione di idioti impagliati. Ma venire uccisi perché vi siete distratti a contare le stelle e vi siete slogati una caviglia mi sembra altrettanto stupido. Quando le cose iniziano a muoversi da sole, vattene. Oh, e guarda, le sedie in sala da pranzo slittano sul pavimento. Che, oggi hai dato la sciolina al posto della cera? Ah no? Allora cazzo è il caso di andarsene. Avete mai visto gente nei film di spettri tipo Paranormal Activity o Poltergeist prendere e andarsene? No, meglio fare un mutuo, comprare 320 telecamere e mettere tutto su YouTube, così la gente può insultarci dicendo che è un fake. Non so davvero quale sia il problema di questa gente. Nessun fantasma mostra subito quant'è cazzuto il suo potere. Tutto inizia con una porta che si chiude da sola, un rumore sinistro, poi gli oggetti cominciano a muoversi da soli. E in men che non si dica,
trovate vostro figlio a slittare sul pavimento come un cane quando gli prude il culo. Ecco, finché una porta che si chiude potete dare la colpa al vento. Ma quando vedete il frigo cappottato sotto sopra e l'unico in casa era il gatto, scappate. È un segno, un dono che vi stanno facendo gli spettri. Praticamente vi stanno dicendo: ci stanno girando le palle, ma vi ammazziamo tutti. E allora andatevene, no? Anche perché che state lì a fare? Il fantasma ha tutta l'eternità per uccidervi. Non è che se state lì una settimana in più poi gli passa come le donne nel loro periodo di marea. No, quelli stanno lì, vi fanno impazzire e poi vi uccidono nel modo più brutale possibile. Quindi fatemi un favore, prendete la pentola che vi ha lasciato in dono la nonna, la TV, 60 pollici e tutto quello di cui non potete fare a meno ed andatevene per sempre. Non giocherellate con oggetti sinistri. Avete presente il cubo di Hellraiser o la scatola di The Possession? Nessuno di quegli oggetti ha mai messo dubbi. Perché non se lo levano dalle mani e trovano qualcosa di più divertente da fare? Per carità, sono curioso anch'io, da piccolo adoravo giocare con giochini vari. Ora sono passato alle tette e cose simili. Ma se trovo una scatola piena di sangue in un angolo insanguinato di un sotterraneo pieno di scheletri, potrebbe esserci dentro anche il biglietto d'oro di Willy Wonka, ma col cazzo che vado ad aprire? I demoni non si nascondono mai dentro una PS4 o una camicia di Armani. È un'altra occasione, come quella di prima, in cui il male ti sta dicendo: guarda, io sono qui, vieni a rompermi i coglioni e sai già come andrà a finire. E poi un po' di buon gusto, voi la vorreste la bambola di Annabelle che vi fissa tutta la notte mentre dormite? Ignorate suoni strani o investigate insieme a qualcuno. Vi state rilassando con i vostri amici, alla TV una bella partita e sentite un rumore di catene che sferragliano in cantina. Fermi, non è il caso di andare a controllare basandosi solo sulla premessa, ma sì, tanto sarà il vento. Prima di tutto, vivete al chiuso, non è che i monsoni partono dalla vostra cantina. Poi, se è un rumore abbastanza forte da richiedere un controllo, prendetevi il vostro tempo. Davvero vorreste trovarvi soli davanti a un clown armato di ascia e strappato fatto di metanfetamina che vuole solo incularvi a sangue? Ecco, non cadete nel suo inganno. Se proprio dovete investigare, portatevi un amico e se siete soli, pianificate una strategia, portatevi un coltello, un bastone. Se avete una pistola, lasciatela dov'è, sparereste sicuramente a vostra madre. Succede tutte le volte. O al nero. E non sono razzista, la regola del nero non l'ho fatta io. E ora arriva la parte più difficile. Dovete aspettare. In tutti i film horror, quando uno va a investigare, sente un rumorino di qua, un rumorino di là, un rumorino dietro, un rumorino sopra e si trova col cranio smaciullato in men che non si dica. Aspettate voi che esca. Non può nascondersi in cantina per sempre e dopo 2 ore nel buio comincerà a sentirsi un completo idiota. E con 2 ore sono stato generoso, tenete a mente che è un maniaco, di sicuro la pazienza non sarà la sua dote migliore. Piazzate voi la trappola, non cadete dentro la sua. E poi, quando uscirà, se vi troverà ancora lì, fate scattare la trappola e incaprettatelo a terra. Poi sentitevi liberi di sfogare la rabbia repressa nei confronti della società su di lui. Rimanete tranquilli. Ok, so che questo risulta difficile per molti di noi. Io stesso inizio a bestemmiare anche solo quando perdo ai videogiochi. Ma questa è la cosa forse più importante da tenere a mente se si vuole sopravvivere in qualsiasi situazione horror. Specialmente in quegli horror in cui il cattivo barra mostro cerca di farti diventare pazzo piano piano. Panico e confusione sono le armi principali di qualsiasi forza sinistra. Quando non sei sicuro se una cosa sia reale o no, devi guardarti dentro e mettere tutto in discussione. È reale? Quel fantasma nella mia vasca da bagno o è solo immaginazione? Ma chi se ne frega, mi giro e me ne vado. 9 volte su 10 questi fantasmi non ti toccano neanche. Ti fanno semplicemente impazzire finché non fai qualcosa di così stupido da ucciderti da solo. Invece se il tuo avversario è in carne e ossa, c'è bisogno di qualche abilità in più e qualche tecnica di sopravvivenza che di sicuro Bear Grylls avrà insegnato in qualche suo show. Cose tipo correre via guardando avanti o saltare dalle finestre. Ma soprattutto mantenete la testa sulle spalle. Ce la potete fare, confido in voi.